Presidente Guido Abbondanza, poche ore sono trascorse dall'amarezza, calice amaro come si dice in questi casi, della sconfitta contro il Prata. Che cosa è rimasto di quella serata, Guido, e se hai superato e se stai dormendo? Allora, diciamo cos'è rimasto. È rimasto comunque la convinzione di aver fatto un grande campionato. Questo ne sono convinto e questa sera adesso lo dirò anche ai ragazzi e a tutta la squadra, perché non è facile arrivare dove noi siamo arrivati. È vero che siamo arrivati fino in fondo, è mancato l'ultimo tassello, però da uomo di sport, quale ritengo di essere, ormai sono più di 11-12 anni che sono impegnato in questo progetto, so benissimo cosa significa vincere e so benissimo cosa significa vincere un campionato. Noi lo abbiamo sfiorato, siamo arrivati in finale e credo che abbiamo fatto una grandissima stagione, è mancata la ciliegina sulla torta. Sul fatto del dormire, la prima notte è stata molto dura, poi come dire, mi sono abituato. Guido, una sola battuta, mettiamola sul divertente, perché nei biglietti della lotteria talvolta c'è scritto ritenta, sarai più fortunato. Ci ritenterai? Sì, con mio fratello l'altro giorno stavamo analizzando il nostro percorso dei 2 anni in A3. Noi, questo è il secondo anno che disputiamo la Serie A3 e praticamente l'anno scorso siamo usciti in semifinale a gara 3. Quest'anno siamo usciti in finale e quindi, come dire, l'anno prossimo non ci resta che conquistare quello che non siamo riusciti in questi 2 anni. Questa è la speranza, è l'impegno, è sicuramente la passione e l'investimento che la società farà per arrivare a questo obiettivo. Poi, come testimonia la stagione che si è appena conclusa, non è facile poi arrivare, però sicuramente l'impegno nostro è quello di programmare una stagione ancora da protagonista.